Anticipazione una vita, trama puntate dal 27 novembre al 1 dicembre 2017. Cayetana viene arrestata. Lunedì 27 novembre 2017. Ursula cerca di seminare zizzania tra Teresa e Cayetana e ricorda quest'ultima che la Sierra stava tentando di scoprire il luogo in cui sono stati sepolti i cadaveri di Herman e Manuela. La falsa Sotelo però non le crede. Le domestiche, dopo aver scoperto che grazie all'impegno di Servante è arrivata l'acqua corrente anche in soffitta, decidono di perdonarlo. Guadalupe invece sospetta che suo figlio gareggerà nella corsa di San Juan e decide di presentarsi a sorpresa in scuderia. Tra madre e figlio nasce un acceso battibecco. Martedì 28 novembre 2017. Il commissario del Valle propone a Mauro di seguire il caso di Cayetana. La donna potrebbe finire in carcere per tentato omicidio. Teresa, infuriata, raggiunge il suo amato e lo minaccia. Se continuerà a indagare su Cayetana, lei gli dirà addio per sempre. Felì confida a San Emeterio di voler proporre a Huertas di diventare la sua mantenuta. Mauro però gli apre gli occhi sui possibili rischi. Maria Luisa chiede a suo padre il permesso di andare a ballare con Victor. Ramon glielo nega. Trini interviene per aiutare la sua figliastra. Mercoledì 29 novembre 2017. Leonor scopre che Rosina e Liberto sono tornati insieme e, seppur con qualche titubanza, decide di accettare la loro relazione. Susanna invece fa buon viso a cattivo gioco, ma in realtà ha un piano segreto per poter dividere i due per sempre. Successivamente la bigotta signora riceve uno speciale invito da parte di Leandro, che le chiede di fare da madrina al suo matrimonio con Juliana. La donna, in maniera molto scortese, gli fa capire che non sarà presente alle sue nozze. Giovedì 30 novembre 2017. Humildad, dopo immani sofferenze, muore alla presenza di Mauro e del commissario del Valle. Quest'ultimo incita San Emeterio ad accusare Cayetana di omicidio. Susanna si intrufola nell'appartamento di Rosina e le sottrae un assegno prezioso. Poco dopo, la vedova Hidalgo lo ritrova nella giacca del suo amato. Ursula, presente alla scena, ne approfitta per infangare il giovane che è in realtà innocente. Mossa dalla rabbia, Rosina raggiunge Liberto e lo schiaffeggia in presenza di tutto il quartiere. Venerdì 1 dicembre 2017. Cayetana, terrorizzata dall'idea di finire in carcere, chiede aiuto alla sua amica Teresa per far sì che possa intercedere presso Mauro. La donna ci riprova, ma l'ispettore è irremovibile. Felipe vuole ardentemente che Huertas diventi la sua amante e così le dà appuntamento presso una pensione. La ragazza però non si presenta e quando più tardi si imbatte in lui, gli dice che lo ha soltanto manipolato per raggiungere i suoi scopi. Cayetana viene tratta in arresto sotto lo sguardo atterrito di Teresa. Anticipazione una vita, puntate di dicembre 2017. Pablo Blasco rischierà di restare paralizzato. Le puntate che coloreranno i nostri pomeriggi nel mese di dicembre 2017 vedranno, tra le altre storyline, anche quella collegata all'inasprirsi del rapporto tra Pablo Blasco e Guadalupe, con conseguenze davvero inimmaginabili. Il giovane, incurante dei consigli della madre e di quelli di Leonor,
vorrà lo stesso gareggiare a cavallo con il suo puro sangue Manuela e purtroppo si renderà protagonista di una brutta caduta. Dopo alcuni giorni di coma, fortunatamente, si riprenderà, ma le sue condizioni appariranno ancora molto critiche. I dottori comunicheranno ai suoi cari che potrebbe restare paralizzato a vita. La notizia getterà nello sconforto Leonor, Rosina e Guadalupe, ma fortunatamente, nella delicatissima questione, interverrà anche Liberto, che non esiterà a mettersi sulle tracce di un valente professionista per far operare al più presto il fratello di Manuela. Pablo dunque si riprenderà miracolosamente e confiderà al suo amico Martin di voler ritornare a gareggiare per diventare un famoso fantino. Guadalupe, dopo aver origliato i suoi propositi, affronterà furiosamente il figlio, ordinandogli di smetterla immediatamente di seguire le sue ambizioni professionali. Il giovane però, accecato dalla rabbia, cosa farà? La inviterà a mettersi in disparte per non rovinargli la vita, così come ha già fatto con sua sorella Manuela. Queste parole peseranno come un macigno nell'animo dell'anziana signora. Purtroppo, questa non sarà l'unica discussione tra i due. Ne seguiranno tantissime altre, e in una di esse il ragazzo arriverà a gettare per aria tutto ciò che si ritroverà di fronte. Prestate attenzione a questo passaggio. Ursula si servirà di questi continui litigi tra madre e figlio, e in particolare dell'ultimo appena esposto, per macchinare ai loro danni e per difendersi dalle accuse che le muoverà molto presto Cayetana. La Dark Lady, intuito che l'ex istitutrice sta diventando a poco una sua nemica, lascerà intendere a Guadalupe che Herman e Manuela sono morti a causa della disenta. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.